Benvenuti o bentornati, io sono Gregory, per chi non mi conosce sono un artista. Siamo di nuovo con Davide, che in realtà questa sarebbe la prima puntata, l'abbiamo dovuta rigirare tre volte perché i file sono corrotti. E quindi niente, che cosa rivediamo? Rivediamo in front flip. Front flip. Ok? Benissimo. Piccolo disclaimer, che cosa serve per il front flip? Le gambe, poi? Le gambe, gli addominali e gli addominali. Mi lascio con la parte che si è salvata dal riscaldamento, così non possiamo rifarla per la terza volta. E poi partiamo. Bene Greg, prima di approcciare i salti facciamo un bel riscaldamento, un pochino di potenziamento per attivare il corpo. Ok. Facciamo qualche esercizio di potenziamento, una roba molto molto pratica e veloce. Partiamo sempre dal basso, quindi prima gambe, ok, che svegliamo le spinte, poi addome che svegliamo le spinte, ok. Pronto? Posizione mezzo squat, ok, da qui andiamo a spingere, facciamo un piccolo squat jump, quando atterriamo torniamo in posizione, così lavoriamo anche l'equilibrio. Pronto? Posizione, giù, vai. Addominali, gambe tese, talloni uniti, braccia tese, andiamo a fare delle chiusure esplosive e poi ci riapriamo, non tocchiamo mai più con i talloni né con le mani. Una decina, vai. Uno, vai. Due, tre. Lavora lui, io cazzeggio. Dai, fa neanche 15 o 20 che ce la fai. Devono essere esplosive e cattive perché ti fanno girare dopo. Fanno girare il front. Ok, buono. Quanto sei? 18. Ok. Anche questo, se volete farlo 4 volte a casa, se fate potenziamento, fa bene. Ah, cominciamo a approcciare un po' gli step, però li facciamo molto basic. Quindi adesso per il salto avanti cominciamo a fare dei pennellini, braccia su, corpo duro, arriviamo fino in fondo. Ok. Primo step per il front flip, rincorsa, pennello, braccia su, pancia dura, stiamo dritti e stiamo duri. Secondo step, dal pennello cominciamo a ingobbirci un po', testa giù, mento contro lo sterno e facciamo, partiamo bassi, un piccolo tuffo di testa e andiamo giù di schiena, ok? Terzo step, cominciamo ad alzare sempre di più questo tuffo, invece di andare giù di testa, cominciamo a stare più chiusi e andiamo giù, schiena. Quarto step, ci chiudiamo a pallina, quindi da qui, mani agli stinchi, ginocchia larghe, stiamo chiusi e arriviamo invece che di schiena di sedere, ok? Quinto step, lo proviamo, quindi spingiamo bene in alto, braccia su, chiudo palline, sto chiuso,
tiro forte gli addominali e quando ho finito il giro butto fuori le gambe, ok? Meglio. Ok, ci siamo riusciti a fare questo front flip. Intanto ti ringrazio Davide per avermelo fatto rispolverare. Un paio di domande che farei se fossi una persona che non ci capisce niente è: quanto tempo mi ci vuole per imparare un trick del genere, ma soprattutto quanto tempo ci metto a portarlo fuori? Ok, allora è una domanda abbastanza classica, ma è una domanda alla quale non c'è una risposta precisa, nel senso che ognuno ha i suoi tempi e se uno ha fretta sbaglia, perché è uno sport che da un certo punto di vista ha bisogno dei suoi tempi e quindi l'importante non è fare le cose di corsa per voler atterrare il salto, ma impararlo bene, farlo con costanza, nel senso che è importante allenarsi continuamente, e più tempo si dedica all'allenamento prima ovviamente arriveranno i risultati. Quindi prima lo si impara qua sul track, quando si è in confidenza magari si passa sulla pedana col materasso, e piano piano quando si è tranquilli e sicuri al 100% lo si può portare fuori sull'erba, la sabbia e poi anche il cemento. Quindi non c'è una tempistica precisa, la tempistica dipende da voi, da quanto vi sentite sicuri nel farlo fuori. Ma quindi tutti quei video che vanno un po' di moda, delle challenge da 24 ore, 3 giorni così, che porti da zero al cemento, sono un po' rischiose e controproducenti? Sì, sì, assolutamente. Cioè, è proprio un rischio di chi la prova, di vedere, di sfidarsi, di vedere in quanto tempo riesce a farlo. Magari uno può anche riuscirci, però lo fa tutto storto e rischia di farsi male. Quindi l'obiettivo non è farlo in fretta, ma farlo fatto bene. Ok. E seconda domanda, che sarebbe anche più mia privata: una persona che ha avuto dei traumi pesanti come rotture di legamenti, ossa, articolazioni, bla bla bla, io non faccio il mio elenco perché sarebbe lunghissimo, può fare questo sport? Vabbè, ovviamente io l'ho appena fatto, però uno che si vuole approcciare, che magari ha questa paura, se ti venisse a fare questa domanda, posso fare acrobatica anche se mi hanno ricostruito il ginocchio, così? Allora, sì, però c'è sempre un però, nel senso che è importante prima di approcciarsi a questo sport, ma anche ad altri sport, ricostruire bene tutto ciò che c'è a livello muscolare e a livello fisico, nel senso che se uno ha subito un'operazione deve fare tutto un percorso di riabilitazione e di rinforzo, soprattutto per sport come questo che ha molti impatti, ok? Quindi cose abbastanza pesanti. Quindi focus sul ritornare ad avere una forma fisica eccellente, o perlomeno che ti permetta di fare cose senza sentire dolori. E poi sì, nel senso, nell'ottica di quelli che sono gli interessi di una persona, ovviamente consapevole di quello che è stato il suo trascorso operatorio, chiamiamolo così, si può arrivare a fare tutto con calma e con testa sempre, assolutamente. Ok, intanto ti ringrazio Da per queste informazioni. Ovviamente, piccolo disclaimer: non allenatevi a casa se non avete mai fatto nulla, venite in palestra, rivolgetevi ai professionisti come Davide, perché esatto, perché per imparare questi trick ci vuole del tempo, ma recuperare da un infortunio e poi passare il trauma anche psicologico ce ne vuole molto di più, e ve lo dico in prima persona. La testa fa la differenza in questo sport. Esatto, quindi niente, grazie mille Davide, questa è la prima puntata di questo format, spero vi sia piaciuto, vi lascio i suoi contatti e ovviamente anche i miei in descrizione, e vi lascio i siti internet sopra e sotto, così potete andare a vedere cosa fa lui e cosa faccio io. E noi ci vediamo settimana prossima per un prossimo tutorial. Yes, assolutamente.